Sono arrivato praticamente dietro dove ero prima. Eccolo qui. Modifiche armi. I droni da campo ti forniranno modifiche per armi da attivare premendo il comando destro del mouse. Modifica arma. Scegli una modifica per equipaggiare la tua arma. Ok. Colpo caricato. Tieni premuto per modificare l'arma per caricare una raffica da 3 colpi a rosa stretta. Oppure colpo esplosivo. Tieni premuto il comando e puoi modificare e caricare un bollette esplosive ad arco. Sì, ma come faccio ad abilitarlo? Ah, ok. Preferisco ad arco. Tre colpi proiettili, ragazzi, ce li troviamo pochissimo, quindi averne... Beh, qui li abbiamo trovati, fortunatamente. Stronzi, dove siete? Proviamolo subito. Funziona. E mori. Stavolta la salute se n'è andata, eh. Dai, fammela ricaricare un po'. Sto rischiando parecchio. Ok, penso di averli fatti fuori tutti. La granata devo utilizzare ogni tanto, che la dimentico. Bello scudo. Allora, questa è un'area dove c'era il cargo prima, o no? Mi sa di no. No, il cargo è qui. Sì, ho preso da sopra, sì. Che comunque era l'unico via percorribile. Ok, qui penso di aver fatto tutto. Non c'è nulla. Quindi questa via è esplorata. Sali qua sopra. Ma perché è caduto? Allora, qui è pieno di roba. Mappa. Allora, o uso questa via per andare verso di là, o prendo da sotto. Io direi di prendere questa.
li ho fatti fuori. Ma ne arriveranno altri, eccolo qui. Dai, Strunz, lanciati. Non prendere lo scudo per adesso. Dov'è lo stronzo? Muori. Beccati sto pugno in faccia. E sali, dai! Direi che è il momento di prenderlo adesso. Lo scudo pensavo fosse più resistente, invece lo perdi in un secondo. Io mi sto perdendo, raga. Ok, sono lì, dai. Ci siamo quasi, devo salire da sopra. Quanti cazzo siete? Oh mamma mia, pochissima salute. Muori. Ok, ho ripristinato gran parte della salute. E muori. Non l'ho beccato, non l'ho beccato! Vai, veloce! No, porca miseria! Dai! Oh, vedete, calmati. Raga. Ma che sto bordello? E ancora abbiamo appena iniziato. E dai. Questo è il ponte che è andato in frantumi.
Ma qui girarla tutta la mappa è un labirinto. Allora, era tutta la storia di non utilizzare sto cavolo di fucile a pompa per i proiettili, ma potevo giocarmela meglio. Ok. Sì, vediamo cosa c'è, perché non ho... Ah, ti dà soltanto 25 di scudo. Io pensavo di più. Allora, abbiamo sto ponte. Almeno ce l'abbiamo a completo. Vediamo cosa c'è da quest'altra parte. Ah, è pieno di roba sta qua. A saperlo prima. Altra area, molto simile a quella di prima. Dai. Io sto cercando, ragazzi, di trovare altri segreti. Dove siete, ragazzi? Dove siete? Nessuno di voi commenta? Nessuno? Devo crederci che sono completamente da solo. Non c'è nessuno che mi sta seguendo in questo momento. Allora, qui ci sono delle fiamme. C'è un divieto di accesso. Ci va. Ok. Siamo dentro. Vado su. E oggi è stato il giorno in cui tutto è iniziato, no? Immagino. Squarcia e lacera. Perfetto. Sfide non disponibili, combattimento non disponibile. Esplorazione, segreti 1 su 3. Cioè, mi sono perso tutto io. Ok. Ed è pensare che mi sono messo a esplorare alla grande. Dipartimento risorse. Libero dalla tua prigione, schierato contro il male, il ciclo si rinnova. Per scoprire la causa dell'invasione demoniaca, trova e allinea il satellite delle comunicazioni situato nel dipartimento risorse. Andiamo a vedere subito. Ok, riprendi. Conosci il tuo nemico. Salve, sono Vega, intelligenza sentiente assegnata a Marte. Dopo aver esaminato l'armatura Praetor, sembra che io possa attivare delle sfide opzionali che, una volta completate, ti aiuteranno a potenziare più velocemente il tuo arsenale. Ho aggiunto una componente dedicata nel tuo dossier. Ok. Le sfide sono attivate dall'inizio della missione. Completandole avrai ricompensa punti potenziamento arma.
Ok. Pensazione principale. Ingressi non attivi. Muori. È tutto fermo. Devo scendere giù allora. Sì, mi sa che mi devo buttare qua sotto. Dove cazzo mi butto io? Ah, qua sto... si apre questa, mi sa. Si apre, si apre. Specialmente in quelli che saranno i tuoi momenti in questo mondo. Tutte le voci, tutti i sacrifici, il portale infernale, i demoni, è tutto quanto. Le mie sorelle e i miei fratelli sono grandi. Tu avrai un posto esattamente questo diventerà il tuo creato apposito per noi. A partire da ora. Che ambizioni, tutto a favore dell'umanità, no? Dai, giovani! Allora, qui li ho ripuliti. C'è tutto un percorso. Credo nell'onestà. Mamma mia, è ripetitiva questa cosa. Stai calmo, stai. Dove sono? Stai calmo. Deve esserci un altro. Tutti i sacrifici, il portale infernale. I demoni, è tutto quanto.
Ma dove cazzo vai? Vieni qua! Qui non si aprono queste porte. Mamma mia, sta cosa sarà eterna. Comincia a farsi tosta la cosa. Di cazzo siete qua? Basta eliminare i più grossi. Beccarsi la salute dei più piccoli. Oh, oh, oh. Ok. Ok, andiamoci a rifocillare un po'. Nessuno online, ragazzi, nessuno? Allora, noi siamo giunti da qui. Qui arrivano dei carichi. Abbiamo mosso un po' di passi da questo lato. Ok, noi siamo arrivati da qui. Perfetto. Andiamo dall'altra parte. Perché anche perché non vedo altre porte, altre vie. Quindi cosa abbiamo trovato in particolare? Mamma mia, ragazzi, la mappa è immensa. Abbiamo un punto e allora colpo esplosivo. Perfetto. Allora, motosega, ragazzi. La motosega è un'arma da mischia specializzata, accessibile premendo G. La motosega richiede un carburante, più grosso è il demone, più te ne occorrerà. Uccidere i demoni tramite motosega genera sempre munizioni extra. Perfetto.